relazione tecnica. Il consiglio comunale è l'organo in cui va effettuata la pianificazione economico-finanziaria e la pianificazione urbanistica, nonché naturalmente passano tutti i regolamenti. La situazione attuale è che l'amministrazione non ha la maggioranza per fare nessuna di queste cose. Il regolamento della piscina è stato bocciato, facendo fare una figura insomma discutibile all'assessore che si è impegnato a portarlo a compimento. I punti sul bilancio sono stati bocciati. L'assessore all'urbanistica è stato cacciato dopo che il sindaco, il quale attualmente detiene le deleghe, ha votato a favore di una variante bocciata dal resto della maggioranza, che è una cosa di una gravità assoluta, politicamente non sufficientemente sottolineata. E quindi il comune, il consiglio comunale, sempre detto, non è nelle condizioni di operare, e gli amministratori, gli assessori non sono nelle condizioni di prendere impegni per questa città. Il che vuol dire che questa amministrazione non può operare, molto semplicemente. Ed è inutile che ci si nasconde dietro i lavori pubblici, perché quelli, se domani casca l'amministrazione formalmente, vanno avanti lo stesso. Cioè non è che si ferma, non è che senza maggioranza consigliare, senza giunta, non si fa ciò che è stato già finanziato e pianificato, ma avanti uguale. Il commissario questo lo fa benissimo. Non c'è alcun bisogno di un'amministrazione che non è in grado di svolgere il proprio ruolo. E quindi io chiedo alla maggioranza, in particolare a quei consiglieri e quegli assessori che vorrebbero continuare ad avere una credibilità verso la città, verso i propri interlocutori, di prendere atto di questa condizione che non dipende dalla buona volontà dei singoli, ma dipende dalle condizioni politiche in cui operano, e quindi di lasciare spazio a un'amministrazione, la prossima, che sarà in grado invece di portare a termine quelli che sono gli impegni presi.